L'arte per me è una compagna della vita, no? Ed è una cosa che dà felicità. La collezione è costituita da 2000 pezzi, con Sagra, Cascella, Rambelli, che è uno scultore faentino, no? E poi il grande Melotti, i fratelli Pomodoro, eccetera. È Briosco ed è Rossini, un posto dove si può giocare con un cane e si può vedere delle opere meravigliose. Ci sono i cavalli, ci sono i cani, gli asini, ma soprattutto c'è una famiglia che è quella di Alberto Rossini, questo imprenditore che negli anni 80 ha deciso di fare del suo giardino una sorta di angolo benedetto dal Signore, come dice sempre lui, perché la natura qui ha fatto tantissimo. Ma poi c'è anche la mano dell'uomo e degli artisti straordinari che in questo parco hanno vissuto, hanno lavorato, dove hanno creato delle opere site specific fatte proprio appositamente per questo parco, delle opere che appunto possono essere vissute, perché questo è un parco che va vissuto come un giardino di casa. L'artista è l'interprete del contemporaneo e del vissuto, quindi un artista che arriva in un posto del genere può veramente trovare delle sfumature, delle poesie che difficilmente si troverebbero in altre situazioni. Natura e arte convivono ed entrambi rendono praticamente il piacere di convivere con loro. Qui era una zona prettamente agricola e in quel periodo si lavorava per sopravvivere, no? Poi mi sono dato all'industria non per un motivo finanziario, ma per la passione, il piacere di produrre. E ho seguito fino a ieri, no? Una volta che mi hanno imbiancato l'ufficio, il mio ufficio era pieno di quadri, no? Quando sono rientrato al lunedì e ho trovato le pareti bianche dell'ufficio, dissi: mettete immediatamente i quadri perché voglio convivere con loro. Quando la gente visita le opere che ho, io voglio condividere con loro il piacere. Costruire un contemplodromo, avere a disposizione un parco immenso e vitale, esteticamente perfetto, e non accontentarsi, colmarlo anche di opere d'arte visive dove l'occhio e l'emozione si aggrappano per poi predisporsi ancora meglio all'abbandono totale nel bello. Questo è il grande sforzo, questo è il tenero miracolo del Rossini Art Site.